again. Per noi un patrimonio è una cosa viva. Va curato tutti i giorni e ha bisogno di attenzioni particolari. Con alcuni serve sensibilità, con altri perseveranza, per farli crescere nel modo più adatto alle proprie esigenze, creando valore per il domani e proteggendolo nel tempo. Per questo i nostri consulenti sono sempre al tuo fianco, aiutandoti a dare forma ai tuoi progetti di vita, per favorire lo sviluppo della tua azienda con un piano su misura, valorizzando il tuo patrimonio finanziario, così come quello immobiliare, e accompagnandoti nelle scelte più importanti per il futuro della tua famiglia. Questo programma è offerto dal gruppo Banco Desio. Benvenuti su Blu Ray News, vediamo insieme le principali notizie della giornata. Manovra, parla Confindustria. BTP Italia, ma conviene davvero? BTP, chi li compra sperando che le tensioni finiscano? Fideuram, l'utile è in calo. Enasarco, il budget 2019 passa per un soffio. Blu Rating Awards, le nomine High Fidelity. Si sono concluse le audizioni in commissione bilancio alla Camera sulla legge di bilancio. Tra i vari protagonisti dei colloqui, anche Confindustria, che ha avuto modo di esprimere le proprie perplessità in merito alla manovra, come ha potuto confermare il presidente Vincenzo Boccia. Rimaniamo attendisti. Questo governo sulla crescita si gioca la credibilità. La crescita rende sostenibili i conti, ha commentato Boccia. Non c'è l'automatismo fra riforma delle pensioni e maggiore occupazione, prosegue il presidente, secondo il quale servirebbe un piano di equità nazionale. Il reddito di cittadinanza non deve diventare un sussidio, ma dovrebbe essere un ponte per costruire occasioni di occupazione e risolvere criticità, ha concluso Boccia. Il prossimo 19 novembre torna il BTP Italia, il titolo obbligazionario che il Tesoro ha espressamente ideato per le esigenze del piccolo risparmiatore. Giunto al 14° collocamento della serie, è indicizzato all'inflazione italiana, ma con un profilo di convenienza non sempre definito. Secondo i calcoli degli analisti, questo bond è infatti tra i più costosi sia nei confronti degli strumenti indicizzati all'inflazione europea, sia rispetto ai BTP a cedola fissa. Nelle fasi di maggior tensione sul debito del nostro paese, il BTP Italia riesce a contenere in modo migliore le perdite per le caratteristiche con cui è stato costruito. Viceversa, quando la situazione di mercato si fa meno tesa, sono i BTP indicizzati all'inflazione europea ad essere premiati dal mercato. Blue Bay Asset Management, ma anche MLG Investments, sono alcune delle case di investimento che si stanno posizionando sui BTP italiani, ritenendo che i prezzi siano sottovalutati nonostante le forti tensioni politiche tra il governo di Roma e le autorità europee sul deficit. Le società di gestione si muovono in ordine sparso, con atteggiamenti più o meno prudenti sui buoni del tesoro. Mentre Blue Bay Asset Management ha una posizione long, MLG preferisce posizionarsi su scadenze brevi e meno rischiose. Ma c'è anche chi è scettico, è il caso di Oppenheimer Funds, che intravede ancora troppi rischi derivanti dal fatto che l'economia italiana sta rallentando, mentre gli stimoli monetari della Banca Centrale Europea stanno venendo meno. La difficile situazione dei mercati finanziari di questi ultimi mesi colpisce anche Fideuram Intesa San Paolo Private Banking, la grande banca private controllata da Intesa San Paolo. Nei primi 9 mesi di quest'anno, infatti, l'utile consolidato è stato di 657 milioni di euro, in calo dell'1% rispetto allo stesso periodo del 2017. Nei primi 9 mesi dello scorso anno, l'utile medio consolidato era salito del 13% a 662 milioni di euro. Al tempo stesso si riaffaccia l'ipotesi di una IPO per la Private Bank. Paolo Molesini, amministratore delegato e direttore generale della società, in una recente intervista alla stampa ha sostenuto che non spetta al management dire se è tramontata l'idea di quotare la banca, aggiungendo però che la quotazione darebbe ulteriore visibilità. Sospirone di sollievo per il presidente di Enasarco Gianroberto Costa. Il bilancio previsionale 2019 della fondazione è stato approvato giovedì scorso sul filo di lana con un'esigua maggioranza dei presenti. Alla fine sono 7 i voti favorevoli, con 4 voti contrari e 4 non espressi all'interno del CDA. Anche alla luce degli esiti del voto risulta evidente il fronte critico verso la gestione Costa da parte di una buona fetta del CDA. Tra le posizioni più critiche si registrano quelle del consigliere Alfonsino Mei, in quota ANAS, in rappresentanza dei consulenti
strumenti finanziari. Dopo l'analisi dell'ultima bozza di budget 2019 e del preconsuntivo 2018, permangono gli stessi dubbi già evidenziati in precedenza nelle scorse riunioni. A mio avviso occorre un radicale rinnovamento delle politiche gestionali della Fondazione, ha commentato May. I Blue Rating Awards entrano nel vivo con le nomination. Sono 85 consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, in rappresentanza di 12 reti, che accedono alla manifestazione finale. L'appuntamento è per il 28 novembre presso il Palazzo delle Stelline di Milano. Vediamo insieme i consulenti in gara nella categoria High Fidelity, cioè consulente top con più di 20 anni di servizio. Per Allianz Bank Gianluigi Albertazzi, Paola Zola di Azimut, Giovanni Burzio di Banca Euromobiliare, Maurizio Lucini di Consultinvest, Carlo Milesi di Copernico, Luciano Ministero di Credem, Massimo Gelfi di Deutsche Bank Financial Advisors, Luigi Conte per Fineco Bank, Alfio Canesin per IV Bank, Gianfranco Salvi per Widiba e infine Roberto Polito per Valori Finanza Investimenti. Il consiglio del giorno offerto anche quest'oggi da finanzaoperativa.com è Cattolica Assicurazioni. Buy per Equita con target a 10,9 euro dopo apertura in mattinata a 7,29. Dati leggermente deboli nel terzo trimestre, ma la società è in linea con i propri target industriali con destinazione 2020. Ecco infine la migliore e la peggiore performance giornaliera nella categoria dei fondi comuni aperti retail disponibili in Italia. Sulla base dell'ultima rilevazione disponibile del NAV, a guidare la classifica troviamo BlackRock come ultima posizione per JP Morgan. Qui da Blue Rating News è tutto, come sempre un buon investimento a tutti voi. Questo programma è offerto dal gruppo Banco Desio. IT Forum al Palazzo delle Stelline di Milano. Investimenti, consulenza, trading, fintech age, digital finance, crypto asset, oltre 80 eventi con i protagonisti del mondo finanziario. Vi attendono il 27 e 28 novembre. È gratis, basta iscriversi sul sito itforum.it.